калинка наша, для ностра березка, да? А, в ополе березка стояла. Сказала. Моя, ну ягода, малинка, малинка моя, малинка, малинка, малинка моя, ягода, малинка, малинка моя. I nostri ospiti, direttrice del coro Inessa Grizzai, coro della città di Barnau, regione d'Altai, Federazione Russa, un coro molto famoso in Russia perché ha partecipato a tantissimi concorsi anche all'estero e ha vinto sempre. E insieme con un'accompagnatrice Anna Lozina stanno facendo una cosa bella per il nostro fondo di beneficenza della città di Barnau e anche quello che sta in collaborazione con l'associazione SOS Bambino International Adoption con filiale di Foggia che si occupa di adozioni internazionali. Nella vostra terra abbiamo portato dalla regione Altai, da dove proviene questo coro, tantissimi bambini adottati, specialmente qua in Manfredonia ci abbiamo due fratellini nostri, di nostro, prego, Michele Sericchio, che fa anche presidente di questa struttura scolastica che ha organizzato presso questa bella scuola anche con questo palcoscenico un bel concerto di questo coro. I ragazzi rimasti sono molto contenti. Comunque in Puglia ci abbiamo tanti bambini adottati da questa regione, ma proprio in Puglia e città di Barnau con Foggia sono, diciamo, come fratelli diventati, perciò stiamo qua. Lei potrebbe dire, prego, questa nostra dirigente, potete dire qualcosa per la Russia? Come vi hanno принимали немножко мостик наш. С удовольствием приехали в Италию с большими надеждами. Siamo molto contenti di venire qua in Italia. Abbiamo aspettato tantissimo questo viaggio. Все наши надежды оправдались. И tutte le nostre speranze sono realizzate. Italia è настолько разная, настолько прекрасна. Italia è così difficile, così bella, così differente, volevo dire, è così bella che non è possibile di non innamorarsi. Мы увидели потрясающий Рим. Abbiamo visto bellissimo a Roma. И самую гостеприимную Манфредонию. E più, diciamo, ospitale Манфредония. Поэтому мы уезжаем с любовью к Италии. E noi ripartiamo domani con l'amore verso voi italiani e Italia. Grazie. Ok. Questo meraviglioso coro che ha allietato e anche impreziosito questa scuola in questo giorno particolare veramente, perché è stata una sorpresa per noi docenti e per tutti gli alunni. Io ringrazio e spero che questa possibilità ci sia data un'altra volta. L'Ungaretti Madre Teresa di Calcutta accoglie sempre, soprattutto quando sono espressione di una fratellanza, di una crescita comunitaria che va al di là dei confini nazionali e anche continentali. Per cui speriamo di poterci veramente rivedere in un'altra occasione in maniera più organizzata e poter dare la giusta risonanza che loro meritano.
Grazie. Vi ringraziamo anche voi per questa bella accoglienza, per anche per possibilità di esibirsi qua, di dare questo diciamo spunto un po' di cultura, anche tradizioni russe, anche usando i costumi che abbiamo portato. Non è stato facile fare questo viaggio, certamente per venire qua e diciamo adattarsi anche alla scena così com'è, diciamo, vi ringraziamo per questo, perché tutto questo ponte che stiamo facendo tra la Russia e Italia è molto importante per noi, perché questa regione d'Altai, da dove è venuto coro di Barnau dei bambini, è particolare, una regione particolare, perché ci sono tanti bambini anche da questa regione, sì, che sono diventati italiani, e questo ponte per noi molto importante, e penso che non prima volta, non deve interrompersi, perciò vi è piaciuto anche, diciamo, tutti alunni, ho visto, hanno partecipato, infatti il repertorio è stato proprio fatto per i bambini di questa fascia di età, e alunni, vedo che loro con piacere hanno ascoltato, hanno partecipato, anche salendo a Parco Scenico, facendo i nostri famosi girotondi russi, e comunque hanno cantato insieme. È molto famoso che questa Viva Italia, che il coro prima di ripartire dalla loro terra hanno preparato proprio per farvi sentire e certo, e capire anche che noi vi vogliamo bene italiani, vogliamo bene tutta Italia, e comunque penso anche politicamente noi anche questo vediamo, perché tutte queste belle parole che Italia dice verso Russia, la Russia sta con Italia, noi vediamo anche qua in questa fratellanza anche da minori, ecco, andiamo ad approfondire tutta questa nostra fratellanza, spero. Sì, sì, certo. Grazie. Complimenti grazie al anche gruppo. Sì, loro sono famosi.